Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse, persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce, ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case, rimasti sempre aperti, che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Oggi, amici, parliamo del caso della scomparsa di Lauren Spencer. Il caso che vi racconto oggi, secondo me, è uno di quei casi in cui palesemente qualcuno sa che cosa è successo a questa ragazza, ma nessuno parla. Lauren Spearer nasce il 17 gennaio del 1991 da mamma Charlene e papà Robert Spearer e nasce a Scarsdale, New York, una ricca cittadina nella bassa contea di Westchester. Qui Lauren nasce e cresce e frequenta la Edgemont High School di Greenville e subito dopo il diploma si iscrive all'Università dell'Indiana dove studia merchandising tessile. Lauren era di religione ebraica ed era orgogliosa di farne parte, infatti insieme alla sua famiglia apparteneva anche alla sinagoga di Scarsdale. E una volta iscrittasi all'università, infatti, aveva continuato a frequentare le riunioni ebraiche e non solo, perché aveva trascorso anche le precedenti vacanze di primavera, che sono le cosiddette spring break in America, a piantare alberi in Israele per conto di una fondazione benefica. Lauren viene descritta dai familiari e dagli amici come una persona molto frizzante e divertente, circondata da parecchie persone. Infatti, non importava dove si trovasse, sicuramente avrebbe fatto amicizia con tutti quelli che la circondavano. A proposito di questo, verrà poi in futuro allestito un sito dedicato proprio alla ricerca di Lauren, in cui vi è una sezione dove tutti coloro che la conoscevano, quindi parenti oppure amici, potevano e possono ancora oggi condividere un ricordo oppure un pensiero dedicato a Lauren. Vi leggo infatti qualcuno di questi ricordi per farvi capire proprio che tipo di persona fosse Lauren. Diversi amici infatti scrivono sul sito: "Grazie per aver cresciuto una persona così straordinaria che ha avuto un impatto nella mia vita in un modo che le parole non possono descrivere. Le vorrò sempre bene e non smetterò mai di cercarla." Non passa un giorno in cui non penso a Lauren, al suo sorriso e al suo entusiasmo per la vita. Sin da subito si è dimostrata una persona divertente, edificante e generosa. Addirittura in un articolo del giornale mensile di Indianapolis, la mamma di Lauren racconta come, poco tempo dopo la scomparsa della figlia, la mamma di una ragazza che frequentava l'università insieme a Lauren le scrive una lettera. In questa lettera la donna descriveva alla madre di Lauren come sua figlia era sempre stata, fra virgolette, gelosa, ma credo intendesse in un'accezione positiva, nel senso che magari guardava Lauren con uno sguardo di ammirazione. Del fatto che appunto Lauren riuscisse a circondarsi di così tante persone, di essere così popolare, di riuscire ad attrarre a sé tanta gente. E questa donna racconta che nonostante questo, durante un periodo molto difficile che la figlia aveva trascorso all'università, Lauren fu proprio la prima persona ad interessarsene, a cercarla, a contattarla e ad aiutarla. E quindi, insomma, questo ci fa un po' capire che tipo di persona fosse Lauren. Le piaceva proprio aiutare gli altri, le piaceva circondarsi di persone e fare amicizia con tutti. Comunque, Lauren all'università alloggiava proprio in uno degli appartamenti che erano dedicati appunto agli studenti universitari e il complesso si chiamava proprio Smallwood Plaza. Arriviamo al 3 giugno del 2011, quando Lauren si organizza insieme ad alcuni suoi amici per trascorrere una serata in un bar chiamato Kilroy Sports Bar a Bloomington, che era appunto la piccola città universitaria dove viveva Lauren. Lauren aveva in programma una serata divertente da trascorrere insieme agli amici e dalle testimonianze sappiamo che lascia il suo appartamento intorno al mezzanotte e mezza circa, insieme ad un amico di nome David Ron. Insieme i due si dirigono verso casa di un altro amico di nome Jason Rosenbaum, che viveva a pochi isolati di distanza dall'appartamento di Lauren. Una volta arrivati a casa di Jason, incontrano un altro amico di nome
Cory Rossman. Lauren e Cory pare che si fossero conosciuti per la prima volta solo pochi giorni prima, in occasione di un evento organizzato nella cittadina, e quindi possiamo dire che diciamo si semi conoscevano perché non era proprio un'amicizia di lunga data, ecco. Comunque pare che il gruppo di amici avesse bevuto qualche pre-drink a casa di Jason prima di decidere di dirigersi verso il bar intorno alle 2 del mattino. Quello che sappiamo con certezza è che all'epoca dei fatti Lauren aveva 20 anni e negli Stati Uniti l'età consentita per poter bere alcolici nei locali è fissata a 21 anni. Quindi sappiamo che Lauren, per poter entrare all'interno del bar, utilizzò un documento d'identità falso. Dalle testimonianze e da quello che ho letto, non è chiaro se Lauren arriva al bar da sola oppure arriva accompagnata da Cory, perché ci sono dei testimoni che dichiarano di averla vista arrivare da sola, mentre altri dichiarano di averla vista arrivare in compagnia di Cory Rossman. Sappiamo però con certezza che Lauren trascorre al bar poco più di mezz'ora prima di decidere di andare via insieme a Cory. E lo sappiamo perché viene catturata dalle telecamere di videosorveglianza. A proposito di questo, ci tengo a dirvi che in realtà le telecamere di sorveglianza, da quello che sappiamo, riprendono Lauren in vari momenti durante la serata, però queste immagini non sono state mai rilasciate. In realtà è stata rilasciata solo un'immagine che vi farò vedere successivamente. Quindi purtroppo non ho i video di queste telecamere di sorveglianza, però ho solo questa immagine che poi dopo vedrete. Quando esce dal bar, però, Lauren dimentica all'interno il suo cellulare e una volta fuori in realtà dimentica anche le scarpe e questo vi fa un attimino capire quanto probabilmente Lauren potesse essere ubriaca. Perché infatti pare che appena uscita dal locale, quindi sul patio, si fosse tolta le scarpe. E questa in realtà non era una cosa neanche tanto strana che accadeva in quel bar, perché proprio sul patio, quindi all'ingresso del locale, c'era come una specie di sabbia. Quindi molte persone pare che facessero questa cosa quando uscivano dal bar, proprio perché volevano evitare che le scarpe si riempissero di sabbia. Il problema però è che Lauren toglie le scarpe una volta uscita dal locale e poi le abbandona lì. Da quel momento sappiamo che Cory, insieme a Lauren, si dirigono verso il complesso di appartamenti in cui abitava Lauren, quindi lo Smallwood Plaza, e sappiamo, sempre grazie alle telecamere di sorveglianza, che prendono l'ascensore e salgono fino al quinto piano. Ed è a questo punto che posso mostrarvi l'immagine in cui viene catturata Lauren, appunto all'interno dei corridoi dello Smallwood Plaza. Come potete vedere dalle immagini, Lauren indossa un leggings nero, una t-shirt bianca e si vede palesemente che ai piedi non ha le scarpe, quindi è scalza praticamente, ed in mano ha la sua borsetta. Questa è l'unica immagine, in pratica, da quello che ho capito, che gli inquirenti rilasciano al pubblico, perché il resto delle videocamere di sorveglianza non è mai stato rilasciato. Comunque, ovviamente, al quinto piano c'era l'appartamento di Lauren e quando escono dall'ascensore, però, vengono visti da altre quattro persone, altri quattro ragazzi che erano lì, che erano appunto altri studenti universitari, e fra questi ragazzi ce n'era uno di nome Zach Oaks, che si accorge, diciamo, che Lauren non era proprio del tutto lucida, ecco, e quindi si avvicina proprio per chiedere a Lauren se stava bene, e al suo posto però risponde Cory, che dice sì, sta bene, è tutto a posto. Però questo ragazzo risponde a Cory dicendogli: guarda, non mi sembra proprio, ti consiglio magari di riportarla nel suo appartamento perché è palesemente ubriaca. Però, dato che da quello che sappiamo anche Cory non è che fosse proprio del tutto lucido, era anche decisamente ubriaco, sembra che fra questi due ragazzi, quindi fra Zack e Cory, fosse nata una specie di battibecco, una sorta di discussione, e pare che fossero addirittura arrivati alle mani. Nella lite, però, dato che era anche molto ubriaco, pare che Cory avesse avuto la peggio. Non si capisce bene il motivo per il quale fosse nata questa lite, però io immagino una cosa del tipo: Zach raccomanda a Cory di portare Lauren nel suo appartamento perché era palesemente ubriaca, quindi non stava bene.
E magari Cori, penso, gli avesse tipo risposto una cosa come fatti fatti tuoi, insomma, e da qui era poi nata questa discussione. Credo, questo è quello che ho pensato io, poi potrebbe anche non essere così. Comunque, in ogni caso, sappiamo che per qualche motivo, però, perché vengono appunto ripresi dalle telecamere di sorveglianza, i due decidono di non entrare nell'appartamento di Lauren, ma stranamente decidono anche di lasciare nuovamente l'edificio. A questo punto sono più o meno le 3 del mattino e i due decidono di recarsi nuovamente verso l'appartamento di Cory, che vi ricordate abitava a pochi isolati di distanza da quello di Lauren ed abitava anche vicino all'altro amico di Lauren, Jason Rosenbaum. In tutto questo via vai, però, ricordiamoci che Lauren era senza scarpe, quindi era scalza e nel tragitto sappiamo che cade anche 2 volte. Per raggiungere l'appartamento di Cory, i due devono attraversare per forza un vicolo e le telecamere di sorveglianza riprendono effettivamente i due che escono da questo vicolo intorno alle ore 2:51, quindi appunto siamo intorno alle 3 di notte. Sempre in base alle telecamere di sorveglianza si suppone appunto che i due comunque sostano un pochino in questo vicolo perché impiegano del tempo ad uscire. E non sappiamo esattamente cosa sia successo in questo vicolo, però sappiamo che appunto quando i due escono dal vicolo, Lauren non ha più con sé la borsa né tantomeno le chiavi di casa, che poi effettivamente verranno ritrovate dagli inquirenti proprio nel vicolo. Allora sicuramente voi vi chiederete, scusami, ma Cory non ha poi raccontato che cosa era successo in quel vicolo? In realtà no. Perché quando verrà interrogato poi Cory, dichiarerà in realtà di non ricordarsi nulla. Perché era parecchio ubriaco e soprattutto perché aveva ricevuto dei pugni durante quella discussione che lo avevano parecchio stordito. Però il suo avvocato dichiara che probabilmente ciò che era accaduto è che Cory, avendo appunto appena fatto a pugni con quel tizio, era abbastanza stordito e quindi magari non riusciva neanche a reggersi in piedi. E probabilmente, secondo l'avvocato, Lauren lo aveva aiutato a reggersi in piedi e quindi aveva dovuto lasciare la borsa lì perché altrimenti era un elemento di disturbo per poter aiutare Cory. Però, secondo me, e scusatemi, ma io la mia ve la devo dire sempre perché lo sapete, io vi dico sempre che cosa ne penso. Questa cosa mi sembra un pochino assurda perché già Lauren non si reggeva in piedi di per sé. Quindi era lei stessa a non riuscire a reggersi in piedi, figuriamoci se poteva aiutare qualcun altro a reggersi in piedi, insomma mi sembra veramente un'ipotesi un pochino assurda. Comunque in realtà sembra che le riprese delle videocamere di sorveglianza mostrano i due in realtà uscire bene da questo vicolo, quindi nessuno reggeva nessuno. E quelle, amici, purtroppo sono le ultime immagini che si hanno di Lauren. Dopodiché, tutto ciò che è stato ricostruito soltanto in base alle dichiarazioni fatte dai vari testimoni. Sappiamo infatti, in base alle testimonianze, che i due arrivano all'appartamento di Cory. All'interno dell'appartamento c'era anche il suo coinquilino, un certo Michael Bett. Il ragazzo, ovviamente, che era nell'appartamento era sobrio perché era rimasto in camera per studiare per alcuni esami che doveva dare e non appena vede Cory e Lauren entrare si accorge subito che i due erano ubriachissimi. Infatti pare che Cory inciampasse più volte e soprattutto talmente era ubriaco che vomita addirittura sulle scale. E dalla testimonianza del suo coinquilino sappiamo che addirittura appunto Michael lo avesse dovuto aiutare ad arrivare fino alla camera da letto. Dopo averlo messo a letto, Michael, dice appunto di aver notato che anche Lauren non stava proprio benissimo e quindi le consiglia di rimanere lì per la notte, appunto perché comunque ricordiamoci che ormai era tarda notte perché erano passate da poco le 3 e quindi Michael pare che appunto le consigli di rimanere lì, però Lauren si rifiuta. E quindi pare che a questo punto Michael decide di accompagnarla dal vicino Jason Rosenbaum, vi ricordate che era l'altro amico? E Michael l'accompagna lì proprio perché sapeva che Lauren e Jason si conoscevano da diverso tempo e quindi magari pensava che insieme ad un amico di lunga data si sarebbe sicuramente sentita più a suo agio a rimanere per la notte. Infatti sembra che Lauren da Jason appunto dorma un po', cioè si assopisce un pochino per circa un'oretta, un'oretta e mezza, però alle 4:30 si sveglia
e decide comunque di andare via. Difatti, l'ultima testimonianza che abbiamo è quella di Jason che riferisce di aver visto per l'ultima volta Lauren mentre si allontanava da casa sua tra la undicesima strada e College Avenue, diretta appunto verso il suo appartamento. E quello appunto è l'ultimo avvistamento, secondo le testimonianze, che abbiamo di Lauren, perché in realtà Lauren non arriva mai al suo appartamento e nessuno l'ha mai più vista. Infatti, nel percorso di rientro che fa, in realtà non passa più davanti a nessuna delle telecamere di videosorveglianza, quindi non viene più ripresa da nessuna parte. Jason comunque riferisce anche agli investigatori che quando Lauren si era recata appunto a casa sua, quindi quando Michael l'aveva accompagnata, Lauren pare avesse un livido sotto l'occhio e quando Jason le chiede scusa, ma come ti sei fatta questo livido? Lei risponde non mi ricordo. Dopodiché, quando va via, Jason le dice anche di mandargli un messaggio una volta arrivata a casa, però ovviamente Lauren non invierà mai questo messaggio, anche perché, se vi ricordate, il cellulare lo aveva lasciato al bar. E il fatto che Lauren avesse dimenticato al bar il cellulare purtroppo non permise agli investigatori di ricostruire un probabile percorso che avrebbe potuto appunto percorrere, perché non avendo appunto con sé il telefono, gli investigatori non avevano potuto controllare a quali celle il telefono si era agganciato. Se invece Lauren avesse avuto con sé il cellulare, gli investigatori sarebbero riusciti a ricostruire una sorta di percorso che aveva appunto fatto Lauren una volta andata via dall'appartamento di Jason. Fermo restando il fatto che noi diamo per valida, e ovviamente anche gli inquirenti, la ricostruzione fatta da Jason, quindi lui dice che l'ultima volta Lauren è uscita da casa sua e l'ha vista l'ultima volta tra la undicesima e College Avenue, però effettivamente non si sa se Lauren era mai andata via dal suo appartamento, se era andata in quella direzione piuttosto che in un'altra, cioè sappiamo tutto in base solo alle ricostruzioni, perché l'ultima posizione effettivamente conosciuta di Lauren è quando esce da quel vicolo insieme a Cory. Infatti pare che quella sera in realtà Jason non fosse da solo in casa, ma in base ad altre testimonianze sappiamo che probabilmente in casa con lui c'erano altri amici. Comunque, un'altra cosa importante da sapere era che Lauren aveva anche un fidanzato di nome Jesse Wolf. I due si erano infatti incontrati al campus universitario e stavano insieme da circa 2 anni. E in base a ciò che dichiararono gli amici, pare che i due fossero proprio una coppia felice, pare che tra loro l'amore fosse proprio evidente agli occhi di tutti. La sera del 3 giugno, infatti, Jesse invia numerosi messaggi e fa numerose chiamate a Lauren nel tentativo di mettersi in contatto con lei, però non riesce, anzi, ad un certo punto riesce a ricevere una risposta, ma in realtà a rispondere è una persona del bar, appunto del Kilroy's Sports Bar dove si era recata Lauren, che risponde dicendo appunto che la ragazza aveva dimenticato il cellulare al bar. Quindi a questo punto Jesse inizia a preoccuparsi e decide dapprima di cercare di mettersi in contatto con la coinquilina di Lauren e poi di recarsi personalmente presso il suo appartamento. Una volta arrivato lì, però, nota che appunto Lauren ancora non era rientrata, perché comunque Jesse sapeva che sarebbe uscita quella sera. E una volta arrivato al suo appartamento, nota che la ragazza ancora non era presente e quindi non si capisce bene il motivo. In questa storia in realtà ci sono tantissime cose strane, perché il fidanzato dichiara che a questo punto decide di tornarsene a casa, va a casa e si mette a guardare una partita dell'NBA. Cioè, scusatemi, sei preoccupato per la tua ragazza, arrivi anche a recarti presso il suo appartamento per controllare se era tutto a posto, non la trovi e te ne torni a casa a guardare una partita. Comunque, questo è quello che dichiara gli inquirenti, dichiara anche di essere poi andato a dormire intorno alle 2:30. In realtà, però, pare che sia il padre di Jesse, quindi del ragazzo di Lauren, che il suo compagno di stanza, perché ricordiamoci che Jesse frequentava la stessa università di Lauren, confermano questa versione, quindi confermano appunto che effettivamente Jesse fosse rientrato a casa, si era guardato questa partita e poi aveva deciso di andarsene a letto. Ora, una cosa tra le tante che non è molto chiara in questa storia, perché
Ho guardato diversi documentari e letto varie informazioni, però non ho capito bene chi è che poi avvisa la polizia della scomparsa di Lauren. Perché appunto ad avvisare la polizia si sa che sono stati degli amici. Ora, quali di questi suoi amici però non si capisce. Probabilmente mi viene da pensare che appunto fosse stato lo stesso fidanzato. In ogni caso, la famiglia di Lauren scopre della scomparsa della figlia nel pomeriggio del 3 giugno del 2011. Quindi, la notte Lauren era scomparsa e il pomeriggio, i genitori scoprono che era stata appunto fatta la denuncia di scomparsa. Robert Spierer, difatti, il padre di Lauren, telefona subito Jesse, quindi il fidanzato di Lauren, per capire che cosa stava succedendo. Ecco perché, immagino che a denunciare la scomparsa sia stato il fidanzato. E contemporaneamente invece la mamma di Lauren inizia a telefonare tutti gli ospedali e le cliniche per vedere se magari la figlia potesse trovarsi in uno di questi luoghi, però ovviamente senza nessun risultato. Il giorno dopo comunque i genitori decidono di recarsi direttamente a Bloomington, quindi nella città universitaria, e in poco tempo la notizia della scomparsa di Lauren si diffonde a macchia d'olio. E attira infatti l'attenzione di moltissimi media, infatti tanti giornali e telegiornali si recano sul posto per appunto informarsi sulla scomparsa di questa ragazza. In effetti, dopo una settimana circa dalla scomparsa di Lauren, i genitori decidono di aprire una pagina su Facebook dedicata alla ricerca della figlia e in pochissimo tempo la pagina cresce a dismisura. E attira tantissime persone da ogni parte della città che si recano appunto sul posto per aiutare nelle ricerche. Le ricerche infatti proseguono per diverse settimane e la storia di Lauren si diffonde così rapidamente che anche moltissime celebrità iniziano a ricondividere e a ritwittare sui loro profili la storia della scomparsa di questa ragazza. Ovviamente gli inquirenti iniziano i primi interrogatori e la cosa strana è che Jason Rosenbaum, ma anche gli altri ragazzi coinvolti nella storia, sin da subito assumono un avvocato. Ora, sì, questa cosa può sembrare strana, però in realtà, vedendola da un'altra prospettiva, questa sarebbe la mossa giusta da fare sempre quando ci si trova coinvolti in questo caso, anche se non si è colpevoli, perché spesso è sempre meglio essere interrogati in presenza di un avvocato. Però, ovviamente, questa cosa viene subito vista un attimino in modo strano dall'opinione pubblica. Perché non solo, come vi dicevo, Jason assume un avvocato, ma anche tutti gli altri ragazzi coinvolti nella faccenda. Quindi, diciamo, tutte le persone che quella sera erano presenti e potevano testimoniare qualcosa. A peggiorare la situazione, però, c'era il fatto che gli inquirenti dichiararono che i ragazzi, sin da subito, erano stati poco collaborativi durante le indagini. Ovviamente però i ragazzi, anche i loro avvocati, dichiararono che questa cosa non era vera, ma che anzi i ragazzi avevano aiutato sin dall'inizio nelle loro possibilità come potevano. Il 9 giugno comunque, quindi una settimana circa dopo la scomparsa di Lauren, la polizia dichiara di stare indagando sulla prima person of interest, che sarebbe la persona di interesse, quindi diciamo il sospettato, il primo sospettato del caso, senza dichiarare però appunto chi fosse questa persona. Quindi si pensa probabilmente o Cory Rosman oppure addirittura il suo fidanzato Jesse Wolff. Il 10 giugno, comunque, quindi il giorno dopo, i genitori di Lauren offrono 100.000 dollari a chiunque avesse informazioni in merito alla scomparsa della figlia. Viene anche perquisito un lago lungo la periferia della città, però purtroppo non viene ritrovato assolutamente nulla. Ora, una cosa importante da sapere è che, secondo alcune testimonianze, pare che Lauren quella sera non fosse soltanto ubriaca, ma che anzi avesse anche fatto uso di droghe. Lo stesso Jason Rosenbaum dichiara agli inquirenti che quella sera Lauren aveva consumato alcolici e poi aveva anche sniffato cocaina e aveva assunto delle pillole di ansiolitici frantumate. Una perquisizione fatta il giorno dopo della scomparsa di Lauren a casa della ragazza rinviene infatti una bustina contenente una piccola quantità di cocaina. A questo punto, in questa storia, probabilmente per difendere il figlio, subentrano i genitori di Jesse Wolff, quindi del ragazzo di Lauren, che
che dichiarano che in realtà loro erano a conoscenza di questa cosa, cioè sapevano che Lauren avesse un grosso problema con l'uso di sostanze stupefacenti. Ora, indipendentemente dal fatto se sia vero oppure no, questa cosa, non si capisce come mai ad un certo punto i genitori di Jesse e i genitori di Lauren arrivano proprio quasi ad uno scontro verbale. Perché i genitori di Lauren accusano i genitori di Jesse Wolf di diffamare la loro figlia. Vi leggo infatti che cosa dichiara testualmente la madre di Jesse in merito a Lauren. Questa povera ragazza non è qui con noi oggi a causa del suo abuso di droghe. Se mio figlio Jesse fosse stato colpevole, allora come mai si è preso cura di Lauren che aveva problemi di droga per tutto questo tempo? Jesse ha sempre intimato a Lauren che prima o poi lo avrebbe detto ai genitori e lei gli ha sempre risposto: se lo fai, romperò con te. La notte che è uscita senza Jesse, alla fine le è costata la vita. Ora, mi metto dal punto di vista dei genitori di Jesse e credo che lo abbiano fatto per difendere il figlio. Però, d'altra parte, dalla parte dei genitori di Lauren, appunto, questa cosa ovviamente suona un attimino come diffamazione, un modo quasi come per dire se l'è cercata tua figlia perché aveva problemi di droga, le è sempre stato detto e alla fine questo è quello che si merita, fra virgolette. Quindi capisco anche dal punto di vista dei genitori di Lauren. Certo, purtroppo quello era un momento particolarmente delicato, quindi qualsiasi parola detta un pochino tra le righe poteva suonare un attimino un po' dubbia, ecco. Comunque, quello che sappiamo con certezza è che 10 mesi prima della scomparsa della ragazza, Lauren era stata fermata ubriaca e in possesso di sostanze stupefacenti. Quindi probabilmente un attimino questa ragazza ha qualche problemino con la droga effettivamente poteva averlo, ecco. Difatti, quella sera, ora noi non sappiamo se queste testimonianze fossero attendibili oppure no, però quella sera pare che parecchie persone l'avessero vista appunto consumare della droga. Però quello che non si sa è la reale quantità di droga consumata da Lauren, perché in pratica, quello che si ipotizza ad un certo punto della storia è che Lauren probabilmente era stata vittima forse quasi di un'overdose e che quindi appunto l'uso di droghe poteva essere stata la causa della scomparsa. Perché pare inoltre che Lauren soffrisse di una sindrome chiamata sindrome del QT lungo, che è praticamente una condizione del ritmo cardiaco che può provocare un'accelerazione dei battiti eccessiva, che può portare a degli svenimenti e in alcuni casi anche alla morte. Quindi, insomma, è facile capire che per chi ha una sindrome del genere il consumo di droghe è assolutamente sconsigliatissimo. È sconsigliato in ogni caso, però dico in casi del genere lo è ancora di più. Ma comunque, se anche questa fosse stata la causa della sua morte, quindi una sorta di overdose, dov'era il corpo di Lauren? Quello che si ipotizza infatti è che magari Lauren si era sentita male dopo aver assunto queste droghe in casa con gli amici e che gli amici poi erano andati nel panico e avevano nascosto il corpo da qualche parte. Comunque, ad un certo punto, i genitori di Lauren, tramite appunto il sito dedicato alla figlia, ricevono una soffiata. Infatti, pare che un ragazzo di nome Corey Hammersley, e siamo già al secondo Corey in questo caso, comunque appunto pare che questo ragazzo fosse un prigioniero detenuto appunto nella prigione dell'Indiana ed era conosciuto perché era uno spacciatore che bazzicava sempre nella zona universitaria, quindi all'interno dell'università, proprio perché appunto spacciava droga. Questo tizio, un anno dopo la scomparsa di Lauren, dopo aver consumato della droga ed essersi eccessivamente sballato, aveva avuto un tracollo, praticamente era completamente andato fuori di testa ed era uscito da casa sua impugnando una pistola e sparando all'impazzata verso alcune abitazioni. Fortunatamente non aveva ferito nessuno, però ovviamente viene arrestato e viene condannato a 24 anni di prigione, anche perché poi con l'arrivo della polizia questo ragazzo aveva iniziato a sparare anche verso la polizia. Quindi viene condannato a 24 anni di prigione.
Un detenuto che si trovava con lui in carcere racconta che un giorno mentre stavano giocando a carte, in TV era passato il servizio sulla scomparsa di Lauren e quando questo tizio, quindi questo Corey Hammersley, aveva visto la foto di Lauren, pare che avesse detto di conoscere i ragazzi che lo avevano fatto, dicendo appunto che la ragazza era morta quella notte durante appunto un festino a base di ecstasy e avevano deciso di nascondere il cadavere nel fiume Ohio. Ovviamente il ragazzo viene ascoltato dagli inquirenti perché viene comunque interrogato, però dichiara di non sapere in realtà nulla lui di questa scomparsa e di non voler essere più coinvolto nella vicenda. Comunque, a questo punto voi immaginatevi un attimino lo scenario, perché già la gente aveva dei sospetti in merito ai ragazzi con cui Lauren aveva trascorso la serata, figuratevi dopo dichiarazioni di questo genere. Tutti erano convinti che i colpevoli appunto fossero i ragazzi. Infatti pare che gli inquirenti chiesero ai ragazzi coinvolti nel caso di sottoporsi anche al test del poligrafo, quindi alla macchina della verità. Però si rifiutarono tutti. La motivazione che diedero fu praticamente quella di non fidarsi della polizia. In pratica, questi ragazzi dichiararono che non si fidavano della polizia, avevano paura che volevano incastrarli. E quindi poi gli avvocati dichiararono appunto che i ragazzi si erano sottoposti privatamente al test del poligrafo e che lo avevano superato. Ora, penso che per dichiarare una cosa del genere, comunque tu devi avere le prove. Quindi suppongo che comunque gli avvocati avessero sottoposto i loro clienti privatamente al test del poligrafo e poi avessero portato i risultati appunto alla polizia. Credo, poi non lo so se invece si basarono solo sulle loro dichiarazioni. Comunque, un'altra cosa che sappiamo con certezza è che i ragazzi si rifiutarono di parlare anche sempre con la famiglia di Lauren e anche con gli investigatori privati che aveva assunto appunto la famiglia di Lauren. Un'altra cosa importante da sapere è che comunque la polizia aveva perquisito i loro appartamenti anche con l'aiuto dei cani da cadavere. I cani da cadavere, sostanzialmente, sono dei cani che sono addestrati proprio a fiutare se in quel posto ci fosse stato un cadavere, anche solo per un secondo, perché i cani da cadavere sono proprio addestrati a fiutare se in un posto ci fosse anche solo passato un cadavere. E in realtà pare che appunto non fiutarono assolutamente nulla in nessuno degli appartamenti. Non è comunque del tutto escluso anche il fatto che Lauren potesse essere stata vittima di un rapimento casuale, perché comunque ricordiamoci che in base alla testimonianza di Jason, dell'amico, Lauren quella sera va via, dal suo appartamento ed era da sola, era ubriaca, era comunque una bella ragazza, quindi era una, vittima appetibile, fra virgolette. Infatti, ad un certo punto della storia si fa avanti un senza tetto che dichiara che quella notte aveva sentito intorno alle 4:35 e sempre intorno alla zona dove era stata vista Lauren per l'ultima volta una donna urlare. La cosa strana è che comunque quest'uomo che aveva dichiarato questa cosa, pochi giorni dopo aver fatto questa dichiarazione, muore improvvisamente e in circostanze misteriose. Può essere anche stata una casualità, nel senso che magari purtroppo era arrivato il momento di questo tizio e quindi poi era morto. Però comunque casualmente questa persona muore pochi giorni dopo aver fatto questa dichiarazione. Comunque la teoria del rapimento si diffonde ancora di più quando ad un certo punto la polizia diffonde alcune immagini di videocamere di sorveglianza che catturano un pick-up bianco Chevrolet Silverdale a quattro porte del 2000 che quella notte, intorno appunto all'orario in cui era stata vista Lauren per l'ultima volta, aggirarsi più o meno nella stessa zona dove appunto era stata vista la ragazza. Nella speranza che i proprietari di questo pick-up o comunque chi sapeva qualcosa si facesse avanti e difatti scoprono che un uomo di nome James McLeish, se non erro, era stato appena rilasciato dalla prigione in cui era detenuto, per accusa di violenze contro la sua ex moglie e all'epoca dei fatti abitava praticamente a 10 minuti da dove Lauren era stata vista l'ultima volta, quindi da dove Lauren era scomparsa. Una donna, infatti, che conosceva James McLeish si fa avanti con la polizia
e dichiara appunto che quella notte questo James praticamente avesse ucciso Lauren e l'avesse seppellita in una fattoria dell'Indiana meridionale, sostenendo proprio di aver sentito l'uomo fare dei commenti proprio in merito a quell'omicidio. Ma non si capisce però come mai la polizia comunque rifiutò questa ipotesi. Probabilmente si pensa che la polizia avesse verificato la veridicità di queste informazioni e magari non aveva trovato nessun riscontro, oppure magari aveva verificato che il proprietario di quel pick-up inquadrato in realtà non era l'uomo indicato. Insomma, comunque la polizia scarta proprio questa pista. Nel 2016 la polizia conduce una perquisizione in una proprietà a Martinsville che si trovava a circa 20 miglia di distanza da Bloomington, ma che cosa abbiano scoperto da questa perquisizione non ci è dato saperlo perché la polizia ancora non ha rilasciato queste informazioni. Sappiamo soltanto che il proprietario di questa proprietà, scusate il gioco di parole, era un certo Justin Wiggers. Un uomo che praticamente aveva un passato di violenze contro donne e bambini. Comunque, dopo questa perquisizione non si sa nulla, perché come vi dicevo la polizia non ha rilasciato informazioni, però sappiamo che nel 2017 viene fuori una nuova pista. Infatti, un uomo di nome Daniel Messel viene arrestato perché accusato di aver rapito, violentato e ucciso una ragazza che era anche una studentessa dell'Università dell'Indiana di nome Anna Wilson. Anna infatti era scomparsa nelle stesse identiche circostanze di Lauren. Anche lei infatti quella sera si era recata presso il Kilroy Sports Bar, quindi lo stesso identico bar dove era stata Lauren. Poi era andata via e non era stata più vista da nessuno. Il suo corpo viene poi ritrovato in un campo desolato poco distante da Bloomington e si scopre appunto che era stata picchiata, violentata ed uccisa. E sul luogo del ritrovamento del cadavere, appunto, viene ritrovato anche un cellulare. Un cellulare che non era però di proprietà di Anna, ma si scopre essere appunto di proprietà di questo Daniel Messel. Ora, a me viene da dire che questo killer era proprio un genio, perché vai a lasciare il tuo telefono proprio sul luogo del delitto, quindi proprio top. Comunque, in ogni caso, gli inquirenti risalgono a lui e i suoi movimenti, insomma, lo interrogano e insomma, alla fine scoprono appunto che l'assassino era proprio questo Daniel. Pare infatti che dopo la scoperta del cadavere di Anna Wilson, molte studentesse si fecero avanti, dichiarando di essere state molestate, quindi di essersi sentite minacciate da Daniel, che pare che andasse appunto proprio in giro di notte in cerca della sua prossima vittima. Però ovviamente la polizia lo ha interrogato in merito alla scomparsa di Lauren, ma non è venuto fuori mai nulla di rilevante, cioè lui dice di non essere coinvolto in questa sparizione. Ora, non so, purtroppo in questo caso ci sono talmente tante piste possibili che veramente fossi anche nei panni degli inquirenti, non saprei veramente come barcamenarmi in tutte queste piste possibili. L'unica cosa certa comunque è che ad 11 anni di distanza dalla scomparsa di Lauren, purtroppo non ci sono ulteriori novità. La polizia sta continuando ad indagare, ma purtroppo Lauren ad oggi risulta ancora scomparsa. Ora magari vi dico che cosa ne penso io. Sono un po' indecisa, nel senso che da una parte credo che forse veramente i ragazzi possano essersi spaventati, fra virgolette, e quindi aver chiesto subito un avvocato perché magari avevano paura che effettivamente gli inquirenti potessero in qualche modo incastrarli. Però dall'altra parte non lo so. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia pare che insomma questi festini a base di droga fossero un po' un habitué di questi ragazzi. Però non ci sono proprio prove effettive, nel senso che sono solo delle chiacchiere, delle testimonianze da parte di alcune persone. Quindi magari mi viene da pensare che veramente a Lauren possa essere capitato qualcosa, magari un eccessivo consumo di droghe e quindi che poi fossero un pochino andati in panico gli altri aver nascosto il suo cadavere.
Questa mi sembra una pista plausibile, però ovviamente non si sa perché magari sono veramente innocenti e quindi è tutto solo un'ipotesi. Quindi magari in realtà Lauren è stata veramente vittima di un rapimento casuale, anche perché ricordiamoci che quella sera era da sola, era ubriaca, una bella ragazza, insomma, molto appetibile da parte di possibili predatori sessuali. Comunque, queste sono tutte le informazioni che ho sul caso. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come marianna-molinaro. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate voi di questo caso e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!